Amici de Trevignole, siamo al telefono con Mario Caproni de Arco, candidale provinciale qua d'estautun per il PATT. E come va la Mario intanto? Tu ben. Ascolta, come mai una candidatura per il PAT dopo che ti vieni da altri gruppi, altri movimenti, no? Allora, perché avevo una lista civica che si chiamava Lista per Arco con Caproni. Sì, esatto. E siccome che nella lista bisogna fare anche due passi indietro per poter farne un passo in avanti, avrei deciso insieme ai miei amici di lista che era giunto il momento di togliere i personalismi. Perciò basta Caproni. Per confluire in un partito. Ho capito. Ma il PATT sta a cercare o ti sei stati a cercare il PATT? Diciamo che ci siamo corteggiati come una bella donna. Ho capito, sì. Ogni volta, ogni tanto venivo lì a cercarli e ogni tanto veniva lui a cercarmi. Sì, permettimi che lei è meglio la Flaviangeli di te. Comunque, Sai che è tutto relativo. sì, chiaro. Ascolta, Dipende sempre dai gusti. Esatto, no, vabbè. Ascolta, ti sei nato il 16 febbraio 75, no? Esatto, quindi te sei Capricorno e disco a. No, un acquario, un acquario. Ah, te sei in acquario? Eh sì, perché sono sulla soglia del Capricorno con l'acquario, ma mi sono acquario. Ah, ho capito. Quindi praticamente cambia tutto, nel senso che dimmi te com'è l'acquario. Acquario è una persona mite, tranquilla, che però quando viene calpestata si inalbera come una biscia. Ho capito. Ascolta, parlando di politica, ti devi appoggiare alle comunali Morandini, se non sbaglio? Esatto. E cosa è successo a un certo punto? A saper perdere l'epilogo col Mattei che ne via, ma ti sei un po' slontanato dalla coalizione di opposizione, ma a quel punto o si sta lì fino alla fine, insomma. No, io purtroppo questi ultimi 5 anni ho avuto grandissimi problemi di salute con i miei genitori e purtroppo ho dovuto fare una scelta radicale e abbandonare quello che mi interessava, che è la politica, per dedicarmi a dei problemi purtroppo maggiori. Ho capito. L'epilogo è stato un mese fa, insomma. So, purtroppo è morto papà Francesco, tra l'altro molto conosciuto e stimato tutta la zona. Cosa ti hanno insegnato papà? Credere in quello che faccio. Secondo, di credere negli altri è probabilmente la cosa più difficile che c'è in questo momento. E cercate di fare tutte le robe più corrette possibile, deve far pulito, come mi dicevo. Ah, e chiaramente l'onestà, perché quella è il primo posto, mi pare, nel suo carattere, l'era, no? Non ho capito, scusa, perché sono qua nel centro di riga. E l'onestà, nel senso che l'era il caposaldo del modo di fare. Ascolta, Cioè, io ho visto dopo quanto era apprezzato mio padre. difatti. Ascolta, niente, l'esperienza di Arco, se non è sbem in provincia, la può tornare utile per il prossimo mandato, che fra l'altro, vuol dire, parlando della prossima primavera, non de. Allora, tornerà utile sicuramente perché la somma complessiva dei voti del PAC, insieme a quelli della mia lista civica, penso che darà un bel risultato. O spero che dia un bel risultato. Perciò in marzo, aprile, chi si candiderà avrà una bella possibilità. E sempre per il PAT a quel punto. Ho capito. E va d'accordo con l'Ottobre che pensa a fare il sindaco? Secondo me sarà una cosa che
potremo parlare dopo il 27 ottobre. Ho capito. Perché i pesi, le forze, le coalizioni col 27 ottobre penso che saranno tutte di venire. Ascolta, idee chiaramente in vista dei fatti, che ti hai per ste provinciali, nel senso che quando ti vai in giro dici mi farò questo, se mai. Idee mie da portare? Sì, esatto. Allora, dico con tanti piccoli sogni. Allora, però i sogni come tutte le cose devono essere realizzabili. Sicuramente uno dei miei grandi sogni è dare una risposta ai commercianti in questo momento che stanno soffrendo tantissimo. Perciò bisogna assolutamente trovare una soluzione per i commercianti che hanno degli affitti in questo momento altissimi, hanno dei cali di fatturati, c'è una clientela, un turismo completamente diverso da 10 anni fa e questa sarà una delle priorità in assoluto insieme al turismo per la zona. L'altro problema grandissimo che dovremo affrontare, e questo te lo dico come direttore di banca, è che dovremo dare una certezza sul credito. Una certezza sul credito nel senso che la ditta che lavora è giusto che la ci ha messo soldi. E se la deve ci ha messo soldi e quando. Perciò bisogna trovare il sistema per garantire la certezza e i tempi sul credito. Ascolta, dopo vorrei dirti 100 idee, quella che mi piace dire del più in assoluto sarei a fare la ciclabile che va da Limone a Malcesine. Prolungheremo del mese la stagione turistica. Mi piacerebbe aprire il castello per fare i matrimoni, come si fa in quel di Malcesine. Malcesine incassa dai 120 ai 170 mila euro nel bilancio del comune per potersi sposare sul castello. Mi piacerebbe sinceramente dare una risposta a tutti i giovani che in questo momento gli va fuori dalla nostra Busa per trovare posto di lavoro. Però bisogna darsi da fare, bussare alle porte, andare dalle aziende e chiedere alle aziende cosa noi possiamo fare per loro e non loro cosa possono fare per noi politici. Ascolta, ti che sei un direttore di banca, ultimamente sei diventato come una specie di tiro al pizzone, no? Nel senso la crisi è colpa delle banche, ne mola fuori i soldi, è il vera o è il robe campane in aria? Allora, io ti rispondo con una battuta. Ieri ti hai aperto un conto del corrente di Cornelio Banca, ti hai versato 1 milione di euro. Sì, magari. Che saresti contento che mi do i tuoi soldi, senza pensare che su una, due o tre volte se quella persona o quell'azienda riesce a restituirmi i tuoi soldi? Sì, chiaro. Perché te conto che mi lavoro con i soldi delle altre persone, sì, perciò certo. Mi devo rispondere per la fiducia che mi ha dato tante persone che mi hanno versato i soldi da me. Quindi che è diciamo, una sofferenza in sostanza? No, che pur cortezza, perché bisogna valutare caso per caso. E dopo noi, come te puoi vedere, noi come banche in zona che siamo. Cioè praticamente volete le garanzie in sostanza? No, garantie. Bisogna vedere un attimo il progetto, bisogna vedere la storia, bisogna vedere che non gli abbia solo iniziato adesso a fare le varie attività, dare una continuità aziendale, vedere chi è, la sua storia, non uno improvvisare. Perciò noi guardiamo tutte le cose, se non i bilanci, guardiamo chi è di fronte e la storia che lui la fa come imprenditore. E come vi dico sempre come battuta, dato che io non sono buono di farmi imprenditore, sono direttore di banca. Ho capito. Perché la roba più difficile in questo momento è farmi imprenditore. Ho capito. E ascolta, niente, Staloppio Busa, che fente? Non ho capito. Staloppio Busa, la Loppio Busa. Pronto? No. Ah, la Loppio Busa, ok. Sì. Che fente? Loppio Busa, cioè in campagna politica, in campagna preelettorale, tutti promette, tutti qua, tutti dis. Io piacerei vedere la prima scavatore, la prima trivella che dice che si inizia. Ma l'idea, metti che ti diventi consigliere provinciale,
Cioè, su questa storia qua, pressione sull'ultima ipotesi o chi la fa, tanti la faga? Tante fanno robe non se le fa mai perché per stufare il bus lì si crea tante volte qualcosa di più grosso. Perciò lei meglio probabilmente se la si fa farla bene. E per farla bene bisogna dare una risposta precisa a tutte le sollecitazioni di tutte le persone, tutti gli operatori e di tutte le industrie che garantiscono. E qui che la contesta invece sta sto collegamento così come Non ho lei, capito, è scusa. qui che la contesta adesso così come lei nel progetto attuale le sta a definire la porcata C, insomma. Chi la contesta avrà anche il suo motivo, le sue ragioni, perciò secondo me la ragione non la dà mai né da una banda né dall'altra. Bisogna capire esattamente la fattibilità, il costo e la velocità per poter fare qualcosa. Ho capito, ho capito. Ascolta, anche a E dopo te. che ha dei tecnici preparatissimi che sicuramente gli è molto meglio di me preparare su questo argomento, mi può dire dal punto di vista finanziario se l'opera stampè o non la stampè. Certo, e ti mi pare che qualche tempo fa, se non mi ricordo male, te avevi fatto una proposta per l'utilizzo del porto di Arco, cioè, mentre che così, per grandi imbarcazioni in sostanza. È ancora valida o? Avevo fatto una proposta per le grandi imbarcazioni, Sì, non me la ricordo. no, devi dire che poteva sviluppare vela in un certo senso, un turismo di un certo tipo. Non so se l'era collegata alla navigazione motore sì, no, navigazione motore no. No, su quello non mi sono mai espresso, anche se sono convinto delle due robe. La prima è che qua noi viviamo di vela, no? È giustissimo andare avanti come si è messi adesso. E seconda cosa, eventualmente di valutare se puoi affiancare magari con un corridoio solo esclusivamente serale la possibilità dei natanti, piccoli natanti a motore, sul traffico. Ho capito. Questo a una certa ora, in un certo tratto e solo esclusivamente serale. Ho capito. Questo per il turismo, evidentemente, insomma. Turismo, di un certo tipo di turismo. Ascolta, ti sei parente, mi sono sempre domandato col famoso pioniere dell'aeronautica o? Purtroppo no, e non so dire neanche se ho la stessa intelligenza, perché lui è stato un pioniere e da un'idea è riuscito a creare una cosa incredibile che si chiama aeroplano. Esatto. Siamo dello stesso paese, stesso cognome, ma non penso che siamo dello stesso ceppo Ho genealogico. capito, ho capito. E ascolta, prima di finire anche per te, un esame del dialetto, e cioè stropera, cos'è È la pianta della vite? lo? Da stropera. La stoppa è la fare della vite. La stoppera deriverà da questo? Esatto. Cioè la pianta che fa le stroppe in sostanza, no? Esatto. E esser in nalora, cosa vuol dire? Non ho capito la parola, scusa. Esser nalora. Adesso allora mi vede. Ah, ecco, perfetto. Difatti è passata proprio adesso la fotografia di una bottiglia con su caproni, no? Probabilmente è fatta in qualche occasione, penso. Sai che non t'ho sentito neanche stavolta, porta Ah, pazienza perché sono in centro di riva. scusa, niente, allora passiamo a slargare la bugada. Slargare la bugada. Slagarla puntata? La bugada, con la B, bugada. Allora, allargare la pugada non so cosa sia, no, non so, allargare qualcosa. Niente, lei suol mettere il bucato a stendere in sostanza. E Ah, ok. infine snol, snol. Scusa? Snol. Snol, il chiavistello della porta? Perfetto, perfetto. Mi penso che ti passa meglio di Ugo Rossi l'esame di dialetto. Mario, Si vede che parla in dialetti scusa. diversi. Esatto. Scusa nel disturbo, tanti auguri. E naturalmente ti aspettiamo, magari così. Le
piacere, e comunque vada, ti tengo una bottiglia, una bozza di vin con sulla mia, che è quella che sto regalando agli amici. Ah, ora e dico tutti, ecco. E che dico tutti, bene. La diventerò il 28 o 28 ottobre, ah, beh, perché certo. Tutti venissero per festeggiare, non mi che dico, perché se il vin non è buono, va a finire che non mi voti. Bellissima questa, bellissima. Mario, grazie e a presto. Ciao, grazie mille a te. Ciao, ciao, Cornelio.